Omicidio a Roma in un appartamento in zona Euro il 24 agosto. La polizia, entrata in un'abitazione di via Birmania, ha trovato una donna morta, decapitata, in una pozza di sangue. A chiamare il 113, intorno alle 10.45, alcuni vicini, che hanno sentito grida e trambusto al seminterrato della villetta. Giunti sul posto, agenti hanno trovato la porta dell'abitazione chiusa e i vigili del fuoco hanno dovuto aprirla. A terra c'era il cadavere della donna, originaria dell'Ucraina. L'assassino, un italiano di circa 35 anni, era vestito come una sorta di personaggio horror. L'uomo, oltre ad indossare abiti paramilitari, aveva il volto travisato con la maschera filtro e gli occhiali da sole, mentre brandiva la mannaia. È questa la scena che gli investigatori si sono trovati di fronte. L'assassino poi si è scagliato contro di loro con una mannaia insanguinata, forse la stessa utilizzata per ucciderla. I poliziotti hanno sparato per fermarlo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, dove è morto poco dopo. La villetta si trova in una zona bene della capitale, in una stradina senza uscita che costeggia la via Colombo, una delle arterie che collegano Roma con il litorale. Una serie di ville costeggia una rotatoria, che è stata chiusa da polizia e carabinieri, che sono al lavoro sul luogo del delitto. La scientifica sta eseguendo i rilievi nella villetta, mentre all'esterno continuano ad arrivare auto di polizia e carabinieri. L'area è completamente off-limits per la presenza di numerosi giornalisti e fotografi. Tra i dettagli che emergono, si è scoperto che il killer era un amico dei proprietari della villetta. L'uomo, secondo quanto si apprende, era ospite da circa un paio di mesi nell'abitazione. Quando la famiglia dei proprietari è partita per le vacanze, lui è rimasto a casa. Gli uomini della squadra mobile di Roma stanno ora completando la perquisizione nella speranza di trovare elementi che possano far capire il perché del gesto. Tra lui e la donna uccisa, che nella villa lavorava come domestica, non ci sarebbe infatti alcun rapporto pregresso, né ci sarebbero state da parte della donna denunce per stalking, minacce o altro. Dopo averla uccisa voleva farla a pezzi e nascondere il cadavere. Sarebbero state queste, secondo quanto ipotizzato finora dagli investigatori, le intenzioni del 35enne. Ho sentito la voce di una donna che strillava. Ho avvisato subito il padrone di casa, che ha dato l'allarme alla polizia. Questa è la testimonianza di uno dei domestici della villa, che sorge accanto a quella del terribile omicidio.